Eh, se non ricordo male parlavamo di un progetto in Umbria, dottor Agugiaro, anche per voi questo collegamento con l'obiettivo lo, sostenibilità, in questo caso legato, se non ricordo male, al residuo zero, quindi a un tema di sicurezza alimentare. Ce lo può raccontare per cortesia? Sì, in, in realtà c'era una filiera in piedi che poi è stata diciamo in qualche modo smontata, siccome avevamo accumulato delle conoscenze e una capacità di un certo tipo. Con una importante cooperativa locale e ci dispiaceva lasciar perdere tutto questo. Abbiamo lavorato e approfondito. Abbiamo messo in piedi una, eh, una piccola filiera che in questo momento è abbastanza contenuta come quantitativo, perché eh, siamo a meno di 5.000 tonnellate, quindi che però è molto particolare. Si chiama OILS: è origine Italia residuo zero. Eh, non è biologico, forse anche più di biologico in qualche modo. E, e abbiamo in filiera una serie di agricoltori che coltivano la terra in un certo modo, quindi in assenza di pesticidi e quant'altro, e poi raccolgono il grano in questa cooperativa che lo conserva in un certo modo. Noi abbiamo l'impegno ad acquistarlo, abbiamo cominciato a vendere il prodotto, ripeto. Sono quantitativi relativamente modesti, eh, però la cosa è molto interessante e, e sta raccogliendo un certo successo, non tanto dal consumatore finale, perché noi non ci arriviamo, ma anche dagli utilizzatori ipercritici eh, a cui faceva accenno prima il dottor Fanin. Eh, però eh, diventa un modo di coltivare la terra in un certo modo e la garanzia al consumatore finale di un prodotto di certo tipo. Nel settore specifico delle farine, il biologico non ha questo, questo grande, questa grande eh, espansione perché in realtà è un prodotto che nasce già in un modo abbastanza naturale, e, eh, nel 90% dei casi facendo le analisi dei residui di pesticidi, di metalli pesanti il grano normale inferiore a è già apparentemente biologico questo però è una, questo che stiamo commercializzando è una garanzia in più non è residuo sotto la legge è residuo entro i termini di legge è residuo zero sotto tutti i limiti sì, di rilevabilità anche, del legge sì, ha un significato particolare in Umbria, che è una regione dove l'agricoltura è abbastanza in sofferenza, eh, più che nelle zone dove opera lei, ma ha un significato perché instaura un rapporto tra la popolazione e l'agricoltore molto particolare. Anche qui vedo che ritorniamo spesso a questo rapporto appunto col territorio, con la popolazione e eh, mi ricollego sul tema Residuo Zero e sicurezza alimentare. Eh, Fanini, voi avete anche un laboratorio accreditato, quindi per voi il tema della, della sicurezza alimentare è veramente molto importante. Anzi, parlando eh, con lei qualche settimana fa parlavamo dell'opportunità proprio di valorizzare l'italianità. Con un controllo di questo genere, ecco, come eh, com state lavorando dal punto di vista della sicurezza alimentare, della tracciabilità all'interno della vostra struttura? Beh, la sicurezza alimentare è come dire, un must di tutti, di tutti noi. E forse noi, primi trasformatori, siamo arrivati ovviamente diciamo così, stimolati anche da chi viene dopo di noi, che ovviamente ha fatto passi importanti. E di conseguenza noi che siamo un po' l'anello di congiunzione tra il settore primario, inteso come l'agricoltura, e eh, appunto chi poi dopo trasforma dopo di noi i prodotti e arriva sullo scaffale, siamo in un certo senso, ci se siamo resi attori di questa congiunzione e abbiamo cercato di stimolare da una parte ovviamente anche chi produce eh, a, a migliorare le proprie qualità, le qualità del proprio prodotto e quindi quello che facciamo con con le cooperative o con gli agricoltori ovviamente e con questi disciplinari che accennavo prima vanno in questa direzione. Poi noi diventiamo anche in un certo senso garanti per conto di un'industria sempre più esigente e con la necessità di essere sempre più veloce perché e, e, oggi eh, eh, l'industria deve poter eh, reper, cioè, ricepere, ricevere il prodotto e poterlo mettere direttamente eh, in, in utilizzo perché i tempi di sosta sono comunque costi aggiuntivi per questo ci siamo attrezzati all'interno dell'azienda con un laboratorio specializzato abbiamo accorpato tutti i laboratori che avevamo negli stabilimenti in un unico laboratorio che è un laboratorio accreditato dal Ministero da Credia, quindi i certificati che escono sono validi legalmente e siamo in grado, ovviamente, di fare tutte le analisi così come le multiresiduali residuali e quindi eh, verificare se il prodotto ha residuo zero o comunque se il prodotto risponde a determinate caratteristiche. Ma soprattutto siamo in grado di consegnare una carta identità del prodotto a chi viene dopo di noi che ha la necessità di sapere se quel prodotto effettivamente rispetta le caratteristiche anche in termini di legge quindi sanitarie per poterlo mettere direttamente in consumo e questo ha anche agevolato il rapporto cliente-fornitore, da una parte produttore-produttore e noi, dall'altra parte noi è il nostro, ovviamente la nostra controparte, quindi questo ci permette oltre ad avere una collaborazione più sana, trasparente, fornire un servizio anche ad avere comunque all'interno dell'azienda la possibilità di reperire e di avere in tempi molto stretti i eh, dati analitici dei prodotti. Voglio far notare a tutti e non so se l'avete ultimamente un po' visto, i grossi laboratori che avevamo in Italia sono andati sono passati di mano e purtroppo non sono passati in mano che hanno la bandiera tricolore. Oggi i laboratori, grandi, gran parte dei laboratori sono andati in mano dei francesi, sono andati in mano dei tedeschi, che diventano detentori di conoscenza, detentori di competenza, detentori di know-how e che in un certo senso dettano i tempi che a volte l'industria invece non può, l'industria soprattutto quella piccola, perché la grossa industria ovviamente è attrezzata, non è in grado di, eh, di, di, di realizzare all'interno, di fare all'interno della, della propria struttura aziendale. Quindi è un servizio da una parte, ma è anche una sicurezza dall'altra, perché in questo modo i prodotti corrono più veloci e soprattutto corrono sicuri parlato di conoscenza e competenza, questo mi richiama il concetto di, di ricerca e quindi torno al mondo di, di Talmoppa come rappresentanza dell'industria. Dell ricerca faremo con innovazione. Eh dal suo punto di vista Ferrari eh, come sta approcciando il rapporto con la ricerca ma soprattutto eh, l'industria di che tipo di ricerca e di innovazione ha bisogno adesso quali sono le linee ecco, su cui si sta lavorando ad esempio ci sono dei progetti di co-innovazione di open innovation eh, soprattutto coinvolgendo il mondo della ricerca ma ehm, io credo che eh, Ecco, L'Italia molto spesso è un paese eh, con una grande tradizione e, e, e a volte diamo molto valore a questa tradizione però ci dimentichiamo che la nostra tradizione, la tradizione di adesso è stata l'innovazione di prima, allora io sono molto contento che è stata inventata la polenta, sono molto contento che è stata inventata la pizza, sono molto contento anche che è stato inventato il baccalà alla vicentina. No? quindi queste adesso sono tradizioni però erano innovazioni ora ci stiamo, ci stiamo avventurando in un mondo dove l'innovazione è una chiave fondamentale e io penso molto all'agricoltura, l'agricoltura molto spesso è vissuta come qualcosa un po' di arretrato no? da parte dei cittadini pensano al mondo agricolo un po' idilliaco no? in realtà, eh, forse ci sono anche alcune trasmissioni che ce lo stanno dipingendo così sì, ecco. ma, ma, ma in realtà <ride> l'agricoltura sarà uno dei campi dove avremo l'applicazione più importante, più rivoluzionaria di innovazioni di questo secolo. Eh, L'Internet of Things, la, la digitalizzazione dell'agricoltura danno dei risultati straordinari. E, e ci sono degli istituti in Italia che stanno lavorando proprio per poter applicare dei sistemi per migliorare eh, la coltivazione del grano, la coltivazione di, delle viti, e questo permette di affrontare anche meglio i cambiamenti climatici. Cioè, se, se pensiamo anche a un bravissimo agricoltore che però si confronta con un clima che in, in qualche modo è veramente impazzito, lo vediamo, no? eh, eh, se tu non hai gli strumenti per poter affrontare queste situazioni veramente rischi di avere dei danni a livello qualitativo, di impiegare male le tue risorse. Ricordiamoci sempre che la sostenibilità è impiegare bene le risorse, perché certo la sostenibilità ideale sarebbe sparire, l'essere umano sparisce dalla faccia della Terra, ma non credo che nessuno se lo augura. Quello che dobbiamo fare è migliorare il nostro impatto ambientale. Abbiamo fatto in passato anche... Come dire, in parte violentato, l'uomo è stato un violentatore della natura fin dall'origine. Purtroppo ci sono delle, 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 come dire, dei miti del buon selvaggio: in realtà, la prima cosa che ha fatto l'uomo è ammazzare tutti gli animali che si trovava intorno per mangiare. No? Eh, però dico, anche il nostro modo di approcciare l'agricoltura sarà fondamentale no? nel, nel modo in cui noi. Applicheremo queste innovazioni per poter conservare al meglio il territorio e impattare in modo meno significativo possibile. Dicevo prima: l'agricoltura è fondamentale no? nella evoluzione dell'uomo, eh, le città sono nate grazie all'agricoltura, eh, la matematica è nata grazie alla gente che doveva contare i sacchi di grano, i campi dovevano essere la geometria per misurare i campi. Cioè adesso sembrano cose banali, ma sembra che il primo esempio di scrittura siano dei pezzi di argilla dove scrivevano i nomi di chi portava il grano al tempio, non so. Antiche Mesopotamiche, dell'Egitto, so. roba del genere. No? Quindi, cioè, l'agricoltura è fondamentale nella nostra vita. Noi, nella seconda presentazione, che credo è stato illustrato, la parlato della rivoluzione verde. No? Anche qui, eh, noi diamo per scontato di avere il cibo, noi diamo per scontato della salute, cioè di avere la salute. Pensate, no? i Novax pensano che non esiste la malattia, in realtà la malattia esiste, l'abbiamo sconfitta con la scienza. La fame l'abbiamo sconfitta con la scienza, l'abbiamo sconfitta anche con la chimica, con i fertilizzanti chimici. E adesso vediamo però che questo modello sta un po', come dire, mostrando la corda. Allora, la crisi che stiamo vivendo in questo momento sui fertilizzanti azotati può essere un segnale d'allarme, cioè, prima o poi questo meccanismo è troppo impattante sia in termini di richiesta energetica, sia in termini eh, appunto di danni che tu fai eh, concimando troppo, concimando male, eccetera, eccetera, l'energia che tu vai a usare. E quindi anche queste nuove tecnologie che stanno nascendo sulla genetica eh, ci aiuteranno probabilmente a fare dei prodotti. Eh, del, delle coltivazioni eh, che possono resistere meglio alle malattie resistere meglio alla siccità dare un valore nutrizionale superiore ecco è importante che anche qui si capisca il valore e ogni innovazione adesso non mi ricordo che lo diceva ha un fattore di rischio no? prima lei citava Asimov è no? sì. eh, certo che l'innovazione ha, ha sempre un livello di rischio però rigettare queste innovazioni in nome della tradizione ci espone a dei rischi enormi questa innovazione, questa rivoluzione genetica, ad esempio, è molto meno percepita di quella eh, informatica, ma è già qua, cioè se adesso pensate ai vaccini del mRNA, questa è genetica applicata. Eh, se volete sequenziare il vostro DNA Adesso ci mettete 2-3 mila euro, vi, vi sequenziano il DNA. Se, ecco, se avete un cane, se vi muore il cane, ci siete affezionati, prendete un pelo del vostro cane, lo mandate in Corea del Sud. E in Corea del Sud con 20-30 mila dollari vi fanno un cane uguale, no? ve lo clonano. No, cioè, la rivoluzione è già qua, noi non lo sappiamo. Se noi non sappiamo gestirla bene, perché io preferisco che certe ricerche me le facciano le università italiane che non quelle, non so, della Corea del Nord addirittura, no? quelle peggio ancora. No, quindi. Dobbiamo imparare anche ad accettare queste innovazioni, a vederne il valore diciamo positivo, a gestirle bene. Eh, abbiamo avuto in passato l'esempio degli OGM che è stata gestita malissimo, ma diciamo in quel caso avevamo anche delle problematiche serie. Con le nuove tecnologie che sono state inventate recentemente del genome editing, diciamo, riusciamo ad avere un'azione estremamente precisa, estremamente consapevole sul DNA e questo ci può servire veramente per creare delle coltivazioni eh, più sane, meno impattanti, con valore nutrizionale maggiore e, come dire, mano a mano, paradossalmente violentare meno la natura perché eh, è a volte la il rischio è quello: <ride> a volte il rischio è quello, cioè quando si, si vede in un'ottica industriale anche l'agricoltura, la, la, si violenta l'agricoltura. E quindi, anche tutti questi strumenti, sia genetici che informatici, sono veramente, secondo me, il futuro che ci permetterà. Di, di avere un'agricoltura migliore, un cibo migliore, più disponibile e, e meno impattante. Ecco, un cibo migliore, un'agricoltura che eh, avrà degli strumenti in più con l'innovazione tecnologica per rispondere anche a delle domande sempre mutevoli da parte del mercato, eh, parlavamo quando ci siamo confrontati dottor Divella dei risultati che avete portato durante il World Pasta Day, stanno cambiando i trend, si spostano i consumi, si spostano le, le esigenze, i gusti dei consumatori, ecco quali sono le, le evidenze, ci stiamo spostando sempre di più a valle nella filiera e quindi un, un vostro commento, quali sono eh, le esigenze nuove che avete notato eh, da parte del, del consumatore, dei mercati rispetto ai frutti di questa innovazione, di queste filiere, di, queste, eh, di questi ambiti produttivi. Ecco, se non sbaglio parlavamo proprio dei, dei risultati che avete portato durante il World Pasta Day. Eh sì, il Pasta Day ha celebrato la ventiquattresima edizione della celebrazione di questo prodotto simbolo del, del Made in Italy e ha visto dei numeri importanti. Negli ultimi dieci anni ha raddoppiato il, il consumo di pasta di, di grano duro in tutto il mondo e negli ultimi due anni è aumentato di un milione di tonnellate, quindi è una crescita in, impetuosa della pasta. I sondaggi che sono stati svolti hanno indicato che i consumatori cercano prodotti sani, prodotti sostenibili, prodotti più gustosi, più pratici più facili da utilizzare, però poi di fatto quando si entra in un supermercato il prodotto diciamo, che risponde a queste caratteristiche continua a essere una nicchia e benché a domanda il consumatore risponde che comprerebbe, l'80% del consumatore comprerebbe prodotto, un prodotto sano, però poi la leva del prezzo che magicamente davanti allo scaffale influisce maggiormente. Quali sono? Io personalmente credo che questi siano trend per il futuro che bisogna seguire con molta attenzione, che non rimarranno una nicchia, ma eh, quali sono oggi eh, su cosa bisogna investire oggi per, per seguire le, le tendenze del futuro? Il mercato italiano della pasta è arrivato già da tanto tempo. Diciamo, quella crescita di cui parlavo prima non riguarda il nostro paese, ma riguarda tutto ciò che è fuori dal nostro paese. Anzi, in Italia i consumi sono in diminuzione già da anni, almeno per quanto riguarda la, la pasta, quindi c'è poco da, da innovare sul mercato nazionale, c'è veramente poco, se parliamo di pasta, se parliamo di, di, di biscotti, di prodotti da forno, di farina, invece ci sono tanti spazi, c'è tanta crescita e lì bisogna muoversi, bisogna correre, bisogna studiare nuovi prodotti. Come dicevo prima, che, 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 che abbiano elementi di durabilità maggiore, che abbiano elementi di praticità, di gusto, lì si può lavorare. Sulla pasta, no. Sulla pasta, o seguiamo il trend che stiamo seguendo da un po' di anni di crescere all'estero, oppure diciamo, non, non abbiamo un grande futuro ecco, come com sviluppo del mercato italiano, o rubiamo quote a Livella, ruba quote a Barilla o viceversa oppure trovare nuovi clienti è impossibile quindi il nostro trend è trovare i mercati di sbocco già oggi vendiamo in 100 paesi ma evidentemente non basta. non basta bisogna vendere meglio in quei 100 paesi e bisogna trovarne altri 100 dove vendere altrettanto bene perché è lì che in futuro si diciamo si svilupperà il volume maggiore di pasta di, di semola colgo questa sollecitazione, poi nel frattempo mentre la guardavo rivedevo anche lo slogan di Mulmix, vorrei fare un ultimo giro, beyond imagination, oltre l'immaginazione, quindi dice dobbiamo guardare oltre oltre i confini, oltre le opportunità che ci sono. E vorrei sfruttare proprio un ultimo giro di, così, di sentire, per sentire un vostro spunto, poi eh, sappiamo che fra poco si deve assentare il dottor Agugiaro intorno alle 4, se non sbaglio dovevamo terminare l'incontro. Comunque vorrei proprio fare con voi un... Uh, Chiedervi così uno spunto da condividere con la platea, a me, beyond imagination, fa pensare a qualcosa che, che va oltre la nostra immaginazione, ma anche qualcosa che io vedo come raggiungibile, cioè, che cosa posso fare io, eh, che cosa posso immaginare io per il futuro del mio comparto, eh, qualcosa che posso immaginare ma a cui posso contribuire. Se dovessi dirlo dal mio punto di vista, come. Io sono un'azienda che si occupa di sviluppo di, dell'agricoltura digitale, allora magari eh, la mia immaginazione vede che potrei impegnarmi nello studiare delle soluzioni per ottimizzare la raccolta dei dati in campo, perché questo mi aiuterebbe ad esempio a offrire delle soluzioni migliori per coltivare meglio. Questo ad esempio è quello che vedo io. Dal vostro singolo punto di vista, io partirei dal campo e poi procederei. Eh, cosa immaginiamo? Per il nostro futuro cosa ci aspettiamo? Soprattutto che cosa possiamo fare noi, noi inteso, qual è il contributo Guardi, che possiamo termine, portare? Prima, abbiamo visto delle slide che facevano vedere che i consumi a livello mondiale aumenteranno. Quindi l'agricoltore deve scegliere facciamo ambiente o facciamo, o facciamo agricoltura intensiva. Secondo me possiamo fare la sfida del futuro e riuscire a produrre con un impatto ambientale più basso, riuscendo a fare ambiente. Quella è la vera sfida che l'agricoltore vuole accogliere. Il dottor Ferrari prima, e se mi posso dilungare un attimo, sul tavolo Barilla nella regione Emilia-Romagna abbiamo fatto crescere le aziende, le abbiamo fatte crescere. Era impensabile pensare a un 14% di proteine in Emilia-Romagna, siamo passati da un 20% di coltivazione di grano duro di vent'anni fa a un, 80%, un 70% di oggi. Perché? Perché abbiamo costruito un tavolo di persone preparate che hanno dato le opportunità agli agricoltori. Io spero che ci siano altri tavoli così, che ci possa essere un'agricoltura che guarda al futuro veramente in una veste più verde, più ambientalista. Prima ho colto il residuo zero, un mio credo, è veramente un mio credo il residuo zero. Dottor Ferrer mi è testimone di questo perché lo porto in regione Emilia-Romagna più volte. Sicuramente parlare di biologico. L'agricoltore biologico è un'impostazione mentale, il biologico è una nicchia. Cerchiamo di spostare, e mi rivolgo sempre alla politica, quei fondi che restano che non vengono utilizzati sul biologico per costruire un'agricoltura residuo zero. Che residuo zero vuol dire adoperare degli agrofarmaci non pesticidi, perché il pesticida è visto come qualcosa che uccide. L'agrofarmaco invece è un medicinale della pianta. E alla fine quel prodotto è un prodotto residuo zero viene dalla, dalla campagna, dal campo, alla struttura e al trasformatore senza contenere nulla. Attraverso la frigo conservazione, attraverso delle serie di processi produttivi particolari, però io credo che queste siano le sfide più vicine che dobbiamo riuscire a cogliere. Che ti freghi il microfono visto che si vede che si è scaricato questo. Uh, quindi un apporto per un'agricoltura verde fatta con le tecnologie che abbiamo a disposizione adesso e con la collaborazione della base, della base produttiva perché ci aiuta a seguire i disciplinari di produzione che abbiamo visto che vengono adottati, accordi di filiera, quindi molto chiaro il punto di vista del, del campo. Ci spostiamo dal punto di vista dell'industria. Diciamo che avete capito che la mia passione è l'innovazione. No, Ci sembrava che, di aver intuito, sì. sì. No, che a parte vabbè, le new breeding technologies, eccetera, che questo è un futuro ancora non vicinissimo, però credo che da domani abbiamo delle opportunità eh, da, mettere dentro questa, da mettere nella nostra filiera e creare un sistema integrato che possa dare massima tracciabilità al consumatore, massima qualità, una sorta di rete anche di sicurezza agli agricoltori attraverso una raccolta dati l'elaborazione di questi dati per dare delle risposte sempre più veloci agli interventi da fare, ma magari anche supportarli con delle assicurazioni no? basate sulla raccolta di questi dati e quindi capire cosa è successo nel campo, se l'agricoltore ha lavorato bene e quindi poter dare delle, magari, non so, delle, degli, dei contributi assicurativi che possano essere a supporto del caso di andamenti climatici molto sfavorevoli, cioè creare un sistema integrato eh, il, il più possibile, non da ultimo sarebbe bellissimo poter riuscire a creare un sistema diciamo, di sostenibilità in cui ragionare di crediti di carbonio, quindi ragionare sulla nostra filiera e, e fare una filiera virtuosa che, che possa porsi appunto con... con um, eh, con dei crediti di carbonio lungo non solo l'industria ma anche appunto la parte agricola. Quindi, coltivare bene dovrebbe darti la possibilità di avere un premio proprio perché hai coltivato bene. Questo credo che sia un um, qualcosa di futuribile eh, non a lunghissimo termine. Quindi, già questa sarebbe una bella cosa perché, oltre all'aspetto economico, sarebbe come dicevamo prima l'aspetto per migliorare un po' il nostro modo di stare al mondo di coltivare i nostri campi e di produrre qualcosa di buono per il consumatore finale. Sicuramente sul tema del carbon farming c'è un futuro molto interessante che ci aspetta, già anche la nuova impostazione per cui... Iniziamo a concepire l'azienda agricola non come una debitrice di crediti di carbonio, ma come una produttrice di crediti. E questo è un aspetto, secondo me, molto importante che va nella direzione che lei ha appena, appena sottolineato. Mauro Fanin. Il dottor Ferrari mi ha, mi ha tolto. La, la, comunque, io condivido pienamente la sua scelta. Credo che. Eh, c'è molto da fare in, in innovazione e la questione del carbonio è una questione eh, fondamentale perché altrimenti, eh, eh, altrimenti soffochiamo altrimenti non, non ne veniamo fuori da questa questione ambientale quindi come agricoltori dobbiamo co, con l'agricoltura insieme con l'agricoltura dobbiamo oh, fare mh, il nostro io credo che anche eh, in agricoltura eh, io credo che anche le biotecnologie possono aiutare molto l'agricoltura, possono aiutare molto l'agricoltura e l'industria, non tutto quello che serve deve essere coltivato nel campo, le biotecnologie possono coltivare e aiutare a produrre prodotti che a sua volta possono sostituire, complementare, stimolare anche le coltivazioni agricole. Quindi Un'agricoltura che abbia anche un'evoluzione che vada oltre il concetto di agricoltura tradizionale, quindi di agricoltura col terreno, ma un'agricoltura funzionale all'agricoltura che possa anche utilizzare tecniche non strettamente, non parlo di modificazioni genetiche, ma parlo di elicitazione di cellule vegetali, quindi di far crescere e stimolare alcuni vegetali in ambienti protetti. Molto interessante anche questo punto di vista. Ha ripetuto la parola oltre, quindi eh, guardiamo proprio quello che è lo slogan di Mulmix. Grazie che ha seguito questo filo. Diamo la parola al dottor Divella. Anche qui uno sguardo oltre. Behind imagination. L'Italia è un paese nel mondo che è primo nel cibo. Lo è anche per altre cose, per turismo, per arte, per storia, per cultura, però nel cibo è il primo paese al mondo, sia per come si coltiva la terra e sia per come la si trasforma. Allora io vedo, oltre all'immaginazione, un futuro in cui tutta la filiera, invece di diciamo, continuare a... A confliggere alle volte in maniera tafaziana, diciamo, alla ricerca diciamo, di, dell'accoltellamento quando è possibile, io vedo che è una filiera che si stringe, che si unisce, che si, eh, si compatta, che fa ognuno di noi fa un passo indietro e tutti quanti noi facciamo un passo avanti perché il driver di cui noi possiamo godere e su cui noi siediamo in maniera fortunosa, cioè la nostra terra il nostro saperla trasformare lo sappiamo fare solamente noi e in tutto il mondo ce lo invidiano a mille quindi se riusciamo in maniera prepotente a mettere a, a frutto una vera alleanza di filiera possiamo stare tranquilli per i prossimi anni io mi auguro che il nostro futuro sia questo la mia immaginazione fervida mi grazie dottor Di dottor Agugiaro funziona il microfono? <coughs> sì intanto mi associo a quello che ha detto Di Bella perché noi abbiamo il privilegio di essere nati in Italia e di vivere in questo paese meraviglioso che ha il 75% delle opere d'arte, i cibi migliori del mondo e un paesaggio che non è uguale nel mondo detto questo io credo che sia finita la prima rivoluzione industriale e mi auguro che ci sia veramente un nuovo modo di fare impresa l'impresa ha un obiettivo economico e, è, e resterà uh, l'obiettivo primario dell'impresa, di un risultato economico, però il modo di investire questo risultato economico e il modo di operare sta cambiando eh, profondamente. E io penso che se andiamo avanti su questa strada eh, miglioreremo la vita e il benessere di tutti. Eh, Dall'alto della mia età dico che i rapporti tra l'agricoltura e l'impresa di prima trasformazione non hanno niente a che vedere con quelli che erano 50 anni fa. Oggi c'è uno spirito di collaborazione e eh, un'unità di intenti che addirittura i nostri politici non riescono a percepire, <ride> cioè noi lo viviamo e chi ci governa non ha ancora percepito che stiamo lavorando in un modo diverso. Vedo che lei annuisce, quindi sostanzialmente è d'accordo con me. L'impresa sta andando avanti alla politica in questo momento e mi auguro che questo percorso positivo possa continuare. Grazie, grazie a tutti per le vostre parole. Io chiederei al pubblico di fare un applauso per tutti i contributi che abbiamo raccolto oggi. Il forum, che vuol dire come abbiamo detto all'inizio, non finisce qui perché penso che abbiamo stimolato anche delle domande dal pubblico, non abbiamo modo anche per, lo sapete, per questioni di Covid di passare i microfoni, chiedere, però penso che eh, i relatori, a parte chi magari si deve assentare, siano a disposizione per continuare comunque un confronto e avremo tante altre cose da dirci, ma secondo me oggi ci siamo veramente riempiti di di tanti spunti. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare Mulmix che eh, ci ha dato la possibilità di raccogliere veramente eh, sia un momento in cui condividere le nostre incertezze, come abbiamo fatto nella prima parte, sia veramente un momento, come in questa seconda parte, di, di dare uno sguardo oltre, ecco, citando proprio il payoff di Mulmix. Volevo lasciarvi ancora co con una citazione finale, eh, mi piace molto perché parla di futuro. E con questa vi eh, vorrei salutare da Cristiano Spadoni di AgroNotizie e vorrei ringraziarvi e dopo do la parola a Chiara per raccontarci come proseguirà il pomeriggio. Eh, la frase di Alan Kay è, è un informatico, quindi mi permetterete di prendere la citazione di, di una persona che lavora nel mio ambito. Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun altro. Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. Buona innovazione e buona sostenibilità a tutti.